Buongiorno ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. In questo video voglio mostrarvi la mia beauty routine mattutina, tutti i prodotti che applico la mattina e che utilizzo per avere una pelle molto più luminosa e più radiosa. La prima cosa che faccio la mattina è lavarmi i denti e in questo ultimo periodo sto utilizzando questo dentifricio avanzato che aiuta a rigenerare lo smalto e che mi sta piacendo tantissimo. Lo utilizzo sia la mattina che la sera e poi ovviamente vado a lavarmi il viso. Utilizzo acqua freschissima, super fresca, per darmi anche una svegliata speciale, specialmente adesso che fa caldissimo. Poi passo la detersione e in quest'ultimo mesetto sto utilizzando questo fango detergente di Pixi che mi sta piacendo tantissimo. Lo vado ad applicare quasi tutte le mattine sul viso leggermente inumidito e vado semplicemente a massaggiare il viso con movimenti circolari. Faccio questo massaggio per circa un minuto e poi vado a risciacquare con acqua tiepida. Questo fango devo dire che mi sta piacendo molto, perché subito dopo averlo utilizzato mi lascia la pelle molto più, mi sento la pelle molto più pulita, più rigenerata. Ed è un prodotto questo che veramente mi sta facendo impazzire, ma così come tanti altri prodotti di Pixi che sto utilizzando in quest'ultimo periodo. E un altro prodotto che sto letteralmente amando, sempre di Pixi, è questo peeling. È questa crema realizzata sotto forma di crema, ma poi in realtà sul viso proprio un effetto di scrub. Infatti all'interno di questa crema ci sono dei microgranelli che vanno a massaggiare e a esfoliare il vostro viso. Anche qua lo applico sul viso, lo tengo in posa, lavoro il prodotto sempre con movimenti circolari per circa 30 secondi e poi lascio questa crema in posa per circa 3 minuti, dai 3 ai 5 minuti, e l'effetto di questa crema è fantastico perché vi lascia la pelle subito con un colorito più sano, e per l'estate è veramente fantastica perché evito di mettere il fondotinta. E nel frattempo, mentre aspetto, vado a spazzolare i capelli. È una cosa che faccio tutte le mattine dopo essermi svegliata, vado a districare e a togliere tutti i nodi e poi vado a risciacquare questa crema, che è veramente, ragazze, fantastica. Poi passo alla crema e vado ad utilizzare questa crema idratante di Neve Cosmetics, la crema eterea, che è buonissima, ha un profumo fantastico, realizzata con ingredienti come l'olio di riso e l'olio di jojoba, e il profumo è veramente paradisiaco. La vado ad applicare tutti i giorni, tutte le mattine, infatti è quasi finita ed è veramente una crema ottima. Tra l'altro è anche perfetta perché va a proteggere dai raggi solari. Poi passo alla cura dei denti. Ultimamente sono ancora più in fissa sull'avere denti perfetti e infatti in questo è il secondo mese che sto utilizzando questo siero, questo kit che serve per rigenerare lo smalto dentale per denti più sani. È un kit da utilizzare 3 giorni di seguito per 3 minuti al giorno. Questo trattamento devo dire che mi sta piacendo perché mi sono accorta che i miei denti sono più sani, più resistenti, e anche lo smalto si sta rovinando di meno. E poi perché devo tenerlo soltanto per 3 minuti, 3 giorni di seguito, una volta al mese, quindi veramente pochissimo. Odio quei trattamenti dentali dove bisogna starci per ore e ore, comunque tanto tempo, tutti i giorni. Invece così, soltanto 3 minuti, 3 giorni di seguito, una volta al mese, veramente non mi accorgo neanche. Questo è appunto il secondo mese già che lo utilizzo ed è un kit che veramente mi sta piacendo molto. E poi passo al make up, o se make up possiamo chiamarlo, perché in realtà di trucco ce n'è veramente pochissimo. Una cosa che faccio, non tutti i giorni ovviamente, ma ogni tanto, è andare a ridefinire le sopracciglia, quindi vado a togliere i peli, i peletti in eccesso, e le sopracciglia sono veramente il biglietto da visita, quindi mi raccomando, tenetele sempre curate. E poi, visto che le mie non sono proprio piene del tutto, vado sempre allo stesso, anche se mi trucco poco, a riempirle con una matita. In questo momento sto utilizzando la matita di Benefit e poi vado semplicemente a fissarle con un fissatore, anche questo di Benefit, il Gimme Brow. Non vado a mettere il fondotinta, l'unica cosa che utilizzo è un po' di correttore sulle occhiaie e sulle imperfezioni leggermente più evidenti. Utilizzo il correttore di Benefit illuminante, che mi sta piacendo tantissimo, e lo metto leggermente anche sulla palpebra per uniformarla. Poi passo al mascara. Il mascara, lo sapete, non può mai mancare, neanche in estate, neanche quando fa troppo caldo, un tocco di mascara ci deve sempre essere. Poi metto un po' di blush, ma veramente molto molto leggero, e poi un lucida labbra per dare un effetto più luminoso al viso. E poi l'ultimo step fondamentale, che non può mai mancare per me in estate, è mettere una crema idratante, una crema profumata. In questo momento stavo utilizzando quella di Bath & Body Works che ho acquistato a New York, che ha un profumo
buonissimo. La vado a mettere sulle braccia, sulle gambe, insomma su tutto il corpo, anche perché rende la pelle molto più luminosa. E niente, poi dopo 2 orette circa sono andata in piscina a rilassarmi perché faceva veramente, ragazze, caldissimo. E niente, ragazze, questa è la mia beauty routine estiva. Fatemi sapere se vi è piaciuta con un bel pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!